L'economia è solo il denaro, è solo un metro che misura la ricchezza. E viene stampato in una tipografia. Com'è che c'è una crisi economica? La carta c'è. Se c'è carta non ci può essere crisi economica. Il debito non esiste. È come che un sarto mi dice: non posso più fare abito perché sono finiti i metri. O lo Stato italiano: non posso, non possiamo fare più strade, ci siamo finiti i chilometri. La sciocchezza è un'unità di misura. Il denaro è un'unità di misura, non è ricchezza. La ricchezza sono i beni. È l'uso equilibrato dei beni, ma loro, vincolandoci alla loro cartaccia, facendoci subliminalmente credere che senza la carta non si vive, ci hanno reso schiavi perché la carta la dominano loro, non la dominiamo noi. Che tra l'altro siamo pure ignoranti anche lì, non sappiamo come funziona il denaro. Cioè, non abbiamo nozioni di base di economia, è un dramma, visto che il denaro è così importante in questa società.